Ciao, buongiorno e benvenuto su questo canale Accordi e disaccordi, arpeggi e disarpeggi. Il primo era un titolo di un film di Woody Allen dove parlava di Django, un grande chitarrista che aveva due dita mozzate, ma questo non gli ha impedito di diventare uno dei migliori chitarristi. Andiamo a vedere questo brano che farò ascoltare in tutte le sue sfaccettature, andando poi a spiegare tutti gli arpeggi che partono da un primo livello e arrivano anche a un quinto, sesto livello. Quindi dalle cose semplici alle cose più difficili andrò a spiegare quello che è il disarpeggio in un certo senso, cioè un arpeggio con tantissime note. Ti farò ascoltare un brano spagnoleggiante che è anche contenuto in questo libro, La chitarra spaziale in tab e con le note. E poi in questo brano vedrai che ci sono tantissimi tipi di arpeggi e andrò a spiegarli uno alla volta. Bene, allora partiamo subito con il primo arpeggio, molto semplice. Vado a schiacciare la nota di Mi e Sol diesis in questo modo, come fare un accordo di Mi maggiore, solo che schiaccio col medio la nota Mi. Quindi secondo tasto, quarta, primo tasto, terza corda. Vado a suonare pollice e medio e posso alternarlo con pollice indice e pollice medio, o anche mantenere lo stesso dito. L'arpeggio è fatto nello stile del finger con il pollice per quel che riguarda la melodia, mentre il dito indice medio o solo l'indice o solo il medio ripetono sempre il Mi cantino a vuoto. Quindi diventa così. Mi abbasso sull'accordo di la minore settima, quindi suono la nota La, Do, Mi. Solo terza, seconda, seconda a vuoto, terza a vuoto e quarta, e diventa così. Quindi questo arpeggio è molto semplice. Accordi e disaccordi. Le note comunque sono suonate in uno stile un po' flamenco con una sorta di rasgueado, tipo. Quindi Mi. Il movimento a forbice lo spiegherò in un altro video perché sembra facile, ma è molto difficile suonare. Ok, quindi diventa così. Stando fermi, poi se lo muovo. Si, do, re, mi, fa, mi, re, do, si. Re sdoppiato, Do, Si, La, Sol diesis, Fa, Mi, Re, Do, La. Praticamente è una scala di La minore che torna indietro, minore armonica perché ho il Sol diesis. Niente di complicato, è una scala di Do se vogliamo, se vuoi vederla come una scala di Do, che parte dal Si e poi
poi praticamente fa re, do, si, la, sol, diesis, do, si, la, si ferma sul la. Qui arriva l'arpeggio in la minore, quindi quinta, terza, seconda, coi quarti, quindi molto facile, quinta, terza, seconda, quinta, terza, seconda. Andando a suonare la minore, quinta, terza, seconda, e sempre terza, seconda, con la tonica che cambia, quindi sesta, terza, seconda, sull'accordo di sol schiacciando solo il sol, poi accordo di fa schiacciando solo fa la. Ok, se non conosci queste note, impara la scala di do, vedi sui miei video, e poi sarà semplicissimo. Così se ti sforzi un attimo, dopo un po' che senti parlare di note, se le sai, meglio. Così, e quindi andiamo più veloci. Comunque sono do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tutto qua, basta imparare la scala di la e poi parliamo la stessa lingua. Poi la tab è comodissima, anche sulla chitarra spaziale c'è la tab su questo brano, perché è complesso, è più facile da imparare con la tab, eccetera eccetera. Ok, quindi questo arpeggio poi raddoppia, quindi va a fare, quindi va a suonare quinta, terza, seconda, prima, seconda, terza, cambia in sol e fa uguale cambiando la tonica, sesta e poi sesta, terza, seconda, prima, seconda, terza. Accordo di fa ottenuto solo col fa e la nota la, sempre pollice, indice, medio, anulare, medio, indice, e mi schiacciando solo il sol diesis, perché le altre note non le suono, quindi è inutile che vado a schiacciare le altre che non suono. Lo ripeto due volte e viene così. Tempo in tre quarti, ripetuto due volte. Poi andiamo su un accordo di la minore, ottenuto schiacciando la nota di la minore al settimo tasto e la nota do al quinto tasto, rispettivamente quarta e terza corda. Questo è il suono bellissimo di questo accordo di la minore, ed è un la minore con il si, e quindi abbiamo la, do, mi, quindi a triade minore di la, con il si, bello, che probabilmente deriva da questa forma qua, però con le corde a vuoto è tutto un altro pianeta, ha un voicing totalmente diverso. Imparalo se non lo conosci, perché sono delle chicche molto importanti. Allora, lo suono in questo modo. Niente di più facile. Pollice, indice, medio, anulare, medio, indice, cioè faccio tutte le dita in giù e torno in su. Tieni conto che il tempo è in tre quarti, quindi ta 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 ta. Ok, quindi. Poi mi sposto sul 9, suono 9, 9 sulla quarta corda e a vuoto la seconda, quindi. Poi 7, vuoto la seconda e 9, vuoto la seconda, viene così. Più velocemente arrivo sul quinto tasto con le dita che avevo prima, lascio l'anulare, però vado giù col medio e quindi vado a suonare sempre la stessa quarta, terza, seconda, prima, seconda, terza, quarta, terza, seconda, prima, seconda, terza. Ok, e slitto 7-0 5070, messo insieme viene così. Sono già andato sul 3-2, quindi fa la e slitto 5-3-5, sempre con il si a vuoto, e poi vado sull'accordo di la minore settima, tenuto schiacciando solo al secondo e al primo tasto le note mi e sol diesis. Salita, quindi mi, si, fa diesis, si, sol diesis, si, rispettivamente secondo, quarto, sesto tasto, e rimetto con l'anulare l'arpeggio di prima e rifaccio tutto come prima. E qua praticamente io sono ripartito, ma finisce a questo punto.
questo farò un tutorial specifico, perché questo movimento così è tutt'altro che facile. Molti allievi ci mettono da 10 minuti a una settimana facendolo più volte al giorno, e anche molto di più a volte, perché il movimento flamenco è così, del golpe che va a percuotere la cassa e suona contemporaneamente, e non ha nulla a che fare con altre cose, quindi deve arrivare il battere in contemporanea. Ed è un movimento a forbice, ma entrerò con un tutorial specifico. Vediamo questo disaccordo, questo disarpeggio. Allora, la melodia è questa, no? Anziché ribattere solo col Mi, vado a ripetere 3 volte il Mi, dando l'impressione di una nota tenuta. Questo, diciamo, arpeggio si chiama tremolo, ha un effetto eccezionale perché dà l'idea di una cosa molto veloce, senti la nota che viene tenuta come fosse una tromba o uno strumento a fiato. Però nel contempo si sentono tante note, quindi risulta particolarmente gradevole. Quindi si ottiene suonando a pollice, la melodia è questa, ok? Dovrei ripeterla una volta col Mi cantino, invece ripeto quarta, Mi, 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 ok? E sono sedicesimi. Posso farlo all'inizio con i quarti per capire. Poi andrò con gli ottavi. Io l'ho fatto in 30 secondi, ma c'è da studiarci sopra un po' di tempo. Con i sedicesimi così, 2 in battere e 2 in levare. Ta, 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 e la cosa diventa... Ok, questo è il tremolo, ci si può stare un giorno, una settimana, un'ora, 10 minuti, una vita, dipende da te come vuoi ottenerlo, però parti piano, perché se viene un effetto cavallo, tipo anziché 4 note cominciano a essere 3, oppure le note si impastano, allora non va bene, devono essere proprio 2 in battere, ta 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 pa 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 pa, senti la pulsazione, 2 in battere e 2 in levare, partendo dai quarti, ottavi, sedicesimi, eccetera eccetera. Bene, e andremo avanti con questo discorso, che comunque fa parte del settore fingerstyle e finger picking, anche se l'abbiamo visto su una chitarra con le corde di nylon classiche, ma comunque lo puoi applicare su qualsiasi chitarra acustica tipo la Martin che è qua alle mie spalle, o su qualsiasi chitarra elettrica, eccetera eccetera. Io spero che questo video ti sarà utile a mettere nel tuo frigorifero ulteriori cose commestibili, musicalmente parlando. Io ti ringrazio, ti auguro buona musica e ci sentiamo nel prossimo video. Ciao!